avvocato. Buongiorno, ecco la posta per l'albergo. E per me? Niente? La mia relazione fa dunque la preziosa. Ne avrà trovato un altro più giovane. Difficile, più facile invece, che non abbia ancora imparato a scrivere su alla fattoria. Si occupa troppo di capre e trascura le lettere. Il signor Guardaboschi. I miei rispetti, signor Guardaboschi. Come stanno i suoi cari camosci? Bene, bene, caro signor direttore. Se il tempo non ci tradisce, domani avremo la festa dei tiratori. Il tempo? Sentiamo subito. Dipende tutto dall'eco. L'eco risponde, bello stabile. Perché? Se fa brutto, l'eco non risponde? Assolutamente no, se ne sta rintanato dietro i monti. Basta, smettetela! L'eco si è un po' arrabbiato, eh? I miei rispetti, signor Guardaboschi. Non va posto al mondo più bello del Voltansil. Ma come puoi lasciarmi tanto solo in queste ardenti notti d'estate? Ma? Donna infedele! Scusate, signor cameriere, mi hanno detto di portare le uova, che devo fare? Ma come che devi fare? Devi poggiare il tuo seno contro il mio! Ma che fate, signor cameriere, sopra tanto solletico! Che to... famoso luogo di cura per malati di nervi. Dove l'occhio vostro si posa, ammirate il lago di Volga, la perla del Salzkammergut. 500 metri di profondità contiene acqua, troti, oggetti andati a fondo, due isole rimaste a galla. Burro! Burro! A destra il monte della pecora, a sinistra il monte del caprone, lassù il monte dell'agnello e in fondo il monte del vitello. E ora che avete veduto tutto e avete respirato una boccata di aria balsamica, proseguiamo per Ischl. Canto bagnare, oh signori amabili, non c'è premura, chi va piano va lontano. E vogliamo partire! Oh signori amabili, non c'è paura, s'arriva tutto con pazienza e buon umore. Radioso splende il sol, carezza tutti i cuori, riscalda la pari dell'amore che sogna. Non c'è letizio palpito, vera gioia senza amor.
miei signori, eccomi di buon umore. Allor caffè, un uovo pan, un po' di miel corone, un tè panini e carino, quegli occhi valgo due fiori, un tè completo, che bel musetto, corone una e 36. Qui due salsicce, burro, pan. Subito. Calma, oh! Miei signori amabili, che mai vi piglia? Non ho mica 100 mani e 100 piedi. Siano ragionevoli, restino a sedere. Non posso inver per lor piacere spaccarmi in tre. Radioso splende il sole, arezza tutti qua, e ci riscalda una lauta mancia al mare. Eppure c'è chi dà per mancia sol la man, sordidi! Brutti miserabili, miei signori amabili, potete andare al diavolo e schiattare! Signor Mefonto, cos'è successo? Se sono andati tutti senza mollare una mancia. Franco di Avari. Rudy, quanto ti devo? 30 corone e 80. Non le avrai mai. E puoi ringraziare loro. Posso ringraziare lei? Lasciate che ve lo dica, signor Leopoldo. Questo invio giornaliero di fiori alla signora ostessa sarà la vostra e la mia rovina. Ah, quella donna, Rudy, quella donna. Come si fa a non inondare di fiori una donna così dolce, così tenera? Corpo di un diavolo! Il primo che si azzarda a interrompermi quando parlo si piglia un paio di sberle da far tremare la casa. Bisogna che qui cominciamo a svegliarci, capito, Franz? Non si può pretendere rapidità da me, signora. Io sono lento dalla nascita, sono nato decimino. Vi sveglierò io, Numacone. Oh, giusto voi, Leopoldo. Qui nessuno sa quanto abbiamo messo l'ultima volta la porzione di pollo. Il petto o la coscia? Fa lo stesso, quanto? Quando mi parlate con quelle cosce, volevo dire con quella voce, io non capisco più niente. Voi non capite mai niente, anche quando non me lo chiedo. 2,40 la porzione, signora Leopoldo. Bene, oggi dovremo disfarci delle ultime porzioni di pollo. Non voglio più vedermele girare per casa. Che cosa prevede inoltre il menù? Œuf à la cocotte, madame. Uova alla cocca. Poi? Cuore tribolato. Cuore trifolato. Poi? Fragoloni. Piacere. Fragoloni. Poi? Poi? Ma, Leopoldo, come mi guardate? Con gli occhi del cuore. Veramente si direbbero occhi da vitello. Dite pure da torello. Signora Giuseppa, ascoltatemi. Basta! Giuseppina. Basta! Peppina. Basta! Per voi non sono che la signora Maria Gabriella Giuseppa Fiogeluber, nata Steinlockner, lo stessa del cavallino bianco. Troppo poco. E già che siamo sul discorso, sappiate che da quando è morto mio marito, in 3 anni, ho avuto già 5 primi camerieri. Da principio si mostravano bravi e volenterosi. Poi, non appena cominciavano a roteare gli occhi come languidi vitelli, sapete cosa ho fatto? Lo so, li avete cacciati tutti e 5. E voi cosa farete? Il 6º, probabilmente. Appunto. Ma devo pur dirvelo una volta. Tacete. Peppinuccio. Smettetela. Pipina. Basta. Peppa. Io ti... Leopoldo. No, io non tacerò. Vi proibisco. No, non potete. Al cuore non si proibisce. Ma perché, se sto vicino a te, mi sento il cuore intenerire? Ma perché c'è questa febbre in me che mi consuma da morire? Mi pare un sogno, un'illusione, sentirti a me vicino. La tua parola è una canzone che sorride al mio destino. Un sogno.
morirò per te. Quando va sognando fedeltà, l'amante insegue un sogno buono. Non c'è più nessuna gioventù che sia fedele all'innamor. Mi pare un sogno, un'illusione, sentirti a me vicino. Non voglio più ascoltarmi. Sorride al mio destino. Leopoldo, insomma. Un sogno fulgido mi può. Or basta su. Tenerti stretta a me. Non sento più. Parlate ad altre d'amor. La ci attendono gli avventori. Pare un sogno. No. Non è con inutili dichiarazioni d'amore che gli alberghi si mandano avanti. Fra poco arriverà il vaporetto sbarcando nuovi clienti. Mi raccomando che la camera numero 4 sia in perfetto ordine. Riordinare, pulire bene, anche sotto il letto. E questi fiori sul tavolino. Evidentemente deve essere in arrivo quell'avvocato di Napoli, del quale mi hanno tanto parlato i miei predecessori. Certo avvocato Bellati, eh? Certo. Avvocato Bellati? Certo. Appunto. È l'ospite più distinto che abbiamo e va trattato di conseguenza. Ha telegrafato che arriva e già si è fatto preannunciare da questi fiori anonimi. Eh no! Signora Maria Gabriella Giuseppa Pogherini Bernata Steinlochner. Quei fiori non sono anonimi. Hanno un nome. Lo so, sono rose. Voglio dire che è un nome che mi manda. Leopoldo! Non mi direte che queste rose? Sì, ve lo dico. E aggiungo che non posso sopportare che la signora si ponga sul davanzale del seno le mie rose solamente perché pensa gliele abbia mandate quell'avvocato o le accetta come mie o le ritira dal davanzale. Dunque, siete voi che mi mandate tutti i giorni le rose e vi firmate il tuo tenero bocciolo? Sì. È troppo! Bocciolo! Riprendetele! Me ne infischio dei vostri fiori! Signora Giuseppa! Smettetela, avete capito? Basta con queste stupidaggini! Non sentite che arriva il vaporetto? Controllate che nell'albergo tutto proceda regolarmente! Altro che boccioli! E cercate di rifilare alla clientela le 6 porzioni di pollo alla cacciatora rimaste inevase! Capito? Capito. Capito? Cosa? I signori desiderano una stanza nell'albergo o nella dépendance? Ci è del tutto indifferente. Forse con vista sul lago? Ci è del tutto indifferente. La 36. Desiderano forse mangiare qualcosa? Ci è del tutto indifferente. Pollo alla cacciatora? Ci è del tutto indifferente. Due polli alla cacciatora per i signori della 36.
Ma ora che ci penso, la 36 è un letto solo. Un letto solo? Ci è del tutto indifferente. Prego. L'avvocato Bellati è arrivato? Pare di no. Arriverà. La stanza numero 4 resta comunque riservata per lui. Chi comanda qui, io o voi? Mi è del tutto indifferente. Impertinente! E voi vi permettete di mettere in dubbio le parole di un turista? È milanese per giunta, i biglietti ve li ho già dati in barca. Signori, quello era un controllo, poi ve li ho ritornati. Ma che ritornati, non era mica un biglietto andata e ritorno, voi non sapete chi sono io. Sentite, caro signore, sì. Se voi non mi date i biglietti, io sono obbligato a farveli un'altra volta. Cosa? Un'altra volta cosa? Papà! Cito te, parli me. Papà! Cito te, parli me, i biglietti vi li ho già consegnati, capito la madrelingua? I biglietti non me li avete consegnati. Voi è una bella testa dura questo qui, eh? Non me li avete consegnati. Io non voglio mai andare all'estero, sono degli ostrogoti, è inutile. Non me li avete consegnati. E questi qui cosa sono? I biglietti. Testone! Do, ciappa! È tre volte che glieli do. Papà, non ti arrabbiare subito, hai visto che ce l'avevi tu i biglietti. Ma come li avevo? Le avevo lì nelle mani e poi ho i quattro fiorini. Con quattro fiorini vado su e giù per il lago di Como per due desdì. Ma questi qui non conoscono i valori di Danè. Vieni, vieni, figlio, vieni. Buongiorno. Buongiorno, sediamoci qui, a questo tavolino. I signori contano di alloggiare qui? I signori contano di alloggiare dopo. Adesso i signori contano di pensare alla facciatoria. Bene, cosa possiamo servire ai signori? Ecco, per me, tu niente, eh? È naturale la linea, naturale. Per me vorrei delle trote al cartoccio. In fatto di pesce abbiamo dell'ottimo pollo alla cacciatora. Ah, in fatto di pesce avete dei polastri. Ho capito. E in fatto di polastri cosa avete? Il risotto coi codic. Poi, ma è un bel tipo questo qui. Per vostra norma, io quando viaggio sul lago mangio soltanto delle trote al cartoccio. Ecco perché noi di Milano. Ah, i signori sono milanesi. Sì, perché? È proibito. Siamo milanesi. Mia figlia veramente è stata educata a Firenze e a Roma. Adesso gli è venuta la mania turistica. Ogni anno vuol cambiare il posto della villeggiatura. Se davi retta a me, a quest'ora, eravamo già a Cortina da un pezzo. Da un pezzo? Ui, questo è bello. Ma vedrai che qui ti troverai benissimo, papà. Non voglio trovarmi benissimo, va bene? Va bene. Oh, cameriere, allora, se non avete neanche le trote al cartoccio, chissà cosa gangsterichi, portate almeno il menù. Insisto per il pollo alla cacciatora. Un pollo alla cacciatora. E dai, questo pulaster. Ah, vediamo. Wiener Schnitzel und Kartoffeln. Vuole Kartoffeln, papà? Cosa sono queste scartoffie? Sono un ottimo contorno per il pollo alla cacciatora. Va bene, ma cosa sono? E patate, patate. E perché non le chiamano col loro nome? Al massimo pomme de terre. E non arrabbiarti, papà, distenditi, rilassati. Guarda che bell'albergo. Ah, a proposito dell'albergo, avete per caso... Pollo alla cacciatora. Dai, questo pulaste. Porta pulaste perché sennò qui piantiamo le radici. Ecco il pollo alla cacciatora. Ecco qua. Che servizio c'è? L'hai visto, papà? Ho visto. Sembra il gioco dei bussolotti. Ma guarda, ma perché mi hai portato questi barbari trogloditi? Guarda il pulaster de montagna, guarda. Sembra un uccellino scappato. Si è ritirato, si vede che è per il freddo. E non arrabbiarti, guarda che paesaggio riposante. Tutto verde. E io cosa mangio? L'erba? M'hai preso per una vacca? Oh, cameriere. Sì. Dimenticando per un momento qui il defunto. Dunque, ci occorrono due stanze, una delle quali col Pugeur. Come? Il Pugeur. Non sa mica cosa è il Pugeur. Ma voi dove vi appoggiate? Il balcone! Ah, il balcone! Ecco, perché quando mi girano le... Capito la similitudine, ho bisogno di prendere aria. Dolente, signore, avevamo una sola stanza col balcone, la numero 4, ma purtroppo è già affittata. Una sola stanza col balcone? Ma dove m'hai portato? Fra gli Zulu! A Milano ci sono più balconi che finestre, vergognatevi! Papà, siedi e mangia, che il pollo si raffredda. Freddo, freddo, caldo, tanto cos'è un pulaster che schi, guarda, poi senti com'è duro. Che ora il bisturi che schi, guarda. Signorina? Sì? Se intanto volete fornirmi le generalità... Oh, pardon, scusate. Sì. Ecco la penna. Grazie. Giovanni Pesamenole. Com? Commendator Giovanni Pesamenole, industriale Milano. Ecco. Capitale morale. E materiale. Ecco, Giovanni Pesamenole. Ah, ma qui abbiamo un telegramma per voi. Telegramma? Vado a prenderlo subito, con permesso. Un telegramma?
Vuoi scommettere, guarda. Vuoi scommettere, questo qui è il telegramma di quel gran lasciami finire, di quel gran filibustiere di Cogoli. Con quel maledetto processo mi perseguita anche qui in villeggiatura, guarda. Ma tanto deve fare i conti con me, eh? Quel pampaluga. E più ancora di lui quel bel pisquano dell'avvocato Giorgio Belati. Sta un po' in pace, papà, non pensare sempre al processo. Siamo in vacanza. Come non pensare, non pensare. Se ho fatto una fortuna col mio brevetto l'Apollo, camicia mutanda tutto d'un pezzo, coi bottoni davanti. E adesso che era lo sfruttamento del successo, ecco che il Cogoli mi lancia il suo brevetto, l'Attila, camicia mutanda, d'un pezzo solo anche quella, ma coi bottoni di dietro, un plagio, un plagio con inversione, capito la similitudine? Fate, io ho deciso tanto, è processo, sicuro, processo per la vita e per la morte, anzi, oltre la morte! Oltre la morte? Perché oltre la morte? È perché un processo si sa quando comincia, ma non si sa mai quando finisce, capito il sottinteso? Ecco il telegramma, commendatore. Vuoi scommettere, guarda, qui c'è di sicuro lo zampino di quel crapun e di quell'imbroglione dell'avvocato Giorgio Belati. Scusate, signore, ho sentito male o avete dato dell'imbroglione all'avvocato Belati? Avete sentito benissimo, ma ti pensa per ti che mi pensi per me. Capito il refrain? Pardon. Guarda, guarda, ecco, dunque, su consiglio dell'avvocato Giorgio Belati, eccolo qui, tronco ogni rapporto con voi. Firmato Cogoli. Io lo sbusetto, credo. Io l'ho sbusetto. Guarda, mica ti riferisci. Sì, lo sbusetto. Perché lo sbusetto? Lo sbusettiamo insieme. Pitas. Dunque, tronco ogni rapporto con voi. È troppo, è troppo. È veramente come si fa? Troppo. A tollerare una cosa simile. Bellati. Mica qua questo con... Pardon. Papà, devi rispondergli per le rime. Sì, sì, rispondiamogli per le rime. Sì, mettiamoci a fare della poesia adesso. Qui bisogna rispondere con una prosa di fuoco. Desidera un modulo per il telegramma? Sì. Ecco il modulo per il telegramma. Desidera la penna? Ecco la penna. Desidera un calamaio? Ecco, calamaio con l'inchiostro. Non fissi postal, che scrivi, Ottiglia. Scrivete, scrivi. Scrivete. No, detto io. Ah, certamente. No, scrivi, dunque. Sì. Un momento. Ecco. Cogoli. Pseudo-industriale, Padova. Bravo, bell'esordio. Chitas. Adesso... Pardon. Adesso gliene devo dire quattro, eh? Attenzione. Dunque, potete trovarmi presso albergo del Cavallino Bianco, sul lago di... Come si chiama questo lago qui? San Volpango. Ma mai sentito un santo colpango. Dunque, sono a vostra disposizione. Quanto all'avvocato Giorgio Bellati... L'avrà che fare con me! Eh? Oh, pardon. Desidero non essere più molestato da quella zecca Garbugli... Senza stima. Firmato Pesamenole. Benissimo, bravo papà. Grazie figlia mia. Bravo papà. Grazie figlio mio. Ma chi è che schio? Ma questo qui gli manca una rotella, eh? Io vado a spedire il telegramma, papà. Sì, vai, vai. Signorina, prego. Sì? Il telegramma è da questa parte. Ecco. Ah, grazie. Prego. No! Non toccate! Perché, se che è, sciopa? Oh, commendatore, questo non è un piatto per voi. Rudy! Rudy! Rudy, come si può servire il pollo della settimana scorsa a un gentiluomo così? E perché no? Non puzza ancora. Tenetemelo che me lo mangio. Il pollo? Te mangi ti, macaco! Commendatore, calmatevi. Lasciate fare a me. Lasciate fare a me. Vi porterò qualcosa io di squisito nella vostra stanza. E che stanza? La numero 4. Una stanza con il balconcino dove voi potrete sfogarvi e arrabbiarvi a vostro piacimento. Uh-huh. In quanto all'avvocato Bellati... Gli daremo il pulaster che spussa. Quando viene l'estate col suo gran calore, il sol minevre allora che c'è di mare. Corre il mio pensiero ad un ridente hotel, che il mondo non ha ugual, ditemi qual. Al Cavallino è l'hotel più bel, tra i monti azzurri ed il ciel, e dolce asilo che invita a farci godere la vita. Se l'ora vien di dover partir, vedi un sogno svanir, il sogno dopo.
profondo il sol ritorna ancora sul lago altivo. Siano i benvenuti qui sui prati in fior, gli amici che più son cari al mio cuore. Al cavalliero del più bel tra i monti azzurri ed il ciel, e dolce asilo che invita a farci godere la vita. Se l'ora vien di dover partire, vedi un sogno svanire, il sogno dove fiorirà l'insegna del bel cavallo. Che piacere rivedervi, avvocato. Signora, signora, è arrivato l'avvocato Bellati. Grazie, me ne sono accorta. Sempre in ritardo, eh? Sempre. Per lui questa è la stagione dell'anno passato. Vi faccio preparare la camera. Grazie. Vi mando subito il cameriere. Leopoldo? Leopoldo? Eccomi. Leopoldo. C'è l'avvocato. Sicché voi sareste il nuovo primo cameriere. E voi, signor avvocato? Spero che diventeremo amici. Certamente. Come si comporta il tempo quest'anno? Neve, pioggia, grandine, alluvioni. Bene, ho tanto bisogno di aria umida. E col mangiare come va? Malissimo. Figuratevi che la cuoca dell'anno scorso è morta avvelenata da un pranzo cucinato dalla cuoca che abbiamo quest'anno. Di bene in meglio. Gioverà la mia cura dimagrante. E poi quante mosche, quante zanzare. Non si chiude occhio tutta notte. Bene, bene, almeno avrò la sensazione di essere in campagna. E la mia cara stanzetta, il mio balcone. Occupati? Occupati. E da chi? Chi c'è sul mio balcone? Che fa quell'individuo? Vabbè. Quella stanza l'ho affittata io, signore. Oh, rischi che ci ho fa la stupidera. Il balcone è mio, qua sono e qua resto. Ma cosa succede? Scusate, signore, chi vi ha fatto salire? Le mie gambe. Dovevo farmi portare da un'aquila. Sono a 4 gradini. Siete stato voi? Sì, sono stato io. E il signor avvocato non si è visto sul battello e allora ho pensato bene di accontentare il grande industriale milanese. Oh, conto da pagare? Vengo subito, conto da pagare, scusate. Ciula, la padrona scherza minga, voi. Mi permetto di farvi osservare che il signore occupa già da 7 anni quella stanza. E dunque vorrei dargli il cambio, anche il bello stufa. Ho la conferma scritta della signora, vi prego, nella mia qualità di legale. Legale? Qua sono e qua resto. Giovanni, Martino, l'avvocato ha la mia parola. E lo stessa del cavallino bianco non ha mai mancato di parola. Perciò vi prego di non far storie. Ma che storie, storie? Questa è una mancanza di creanza bella e buona. Giovanni, Martino, portate giù il bagaglio del numero 4. Giovanotti, sentite bene quello che vi dice il commendatore. Se voi mettete le mani sul mio bagaglio, lo prendete e lo portate via. Ecco, con le buone maniere si ottiene tutto. Giù, giù, portateli giù. Su, Lu, fate piano. Ma guarda che...
ho spedito il telegramma. Ah, Ottilio, non venire su, perché c'è un signore che ci ha fatto buttare fuori dalla stanza. Buttar fuori? Ma chi è? Un avvocato. Un avvocato? Ma quale avvocato? Io, signorina. E voi avete così poca galanteria da mettere sul lastrico una fanciulla? Scusate, ma non sapevo che ci fosse di mezzo anche una signorina. È così affascinante. Rinuncio naturalmente ad ogni mio diritto. Riportate su il bagaglio. Come, come? Voi rinunciate allora? Cosa fate adesso? Tornate a portare su la roba? Voi mettete la gabbia di matti proprio. Eh sì, papà. Il signore ha avuto la gentilezza di rinunciare. No, 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 io non accetto la carità da nessuno, ma... Giovanotto, giù i bagagli, no, passo solo un pagliaccio. Via, partenza immediata. No, papà. Neanche per idea. Io non voglio andarmene. Riportate sul bagaglio. Via, via, su, su, portatelo su. Ma come su un'altra volta? Ma perché non mettete una seggiovia? Qui, questa è bella, qui. Allora dovrò proprio cedere la mia stanza all'avvocato Bellatti. Cosa succede adesso? Cosa avete detto voi? A chi dovete cedere la vostra stanza? A chi vuol dire? Permettete che mi presenti. Avvocato Giorgio Bellatti. Un signuccio risucchio. Tienimi. Tienimi, sì, perché sennò che moli. Ecco, Lasciami. Sì. Lasciami. Che così che tiri. No. E basta questo tiramola. Ma che c'entra il mio nome con tutto questo? Ma cosa c'entra? Non sapete con chi avete l'onore di parlare. Io sono il commendatore Giovanni Pesamenone, industriale, Milano, capito conquibus. Voi. Voi, l'uomo della camicia mutanda. Sì, cosa accade, Ricchi? Sì, io l'inventore del brevetto Apollo, camicia mutanda con i bottoni davanti. E dovrei abitare sotto lo stesso tetto del difensore del brevetto Attila. Camicia mutanda con i bottoni dietro. Io gli ristacco quei bottoni. Calma un corno, via, partenza. Ma no, papà. Partenza immediata. Ma no, papà. No, non ci resto più io qui. Ma... Giovanotti, giù la bagaglieria. Ancora. Cosa rimaniamo in questo posto? Ma guarda che ma guarda che ho! Barbari! Siete dei barbari! Guardasene nella maniera che ho! Ma cosa mi avete combinato? Guardate, maledetto! Io non ci resto più qui, andiamo, via. Ma che sono dei provinciali? Venite con me. Dove? Vi sistemo nella depandanza. Ma cos'è sta depandanza? Siete capaci solo di mangiare i crauti e basta. Signorina? Ma state qui. E tutto questo per colpa di quel maledetto avvocato. Signor Leopoldo. Signor Leopoldo? Sì. Avete visto? Visto cosa? L'avvocato. Attacca. Attacca cosa? Attacca con la piccola Pesameno. Davvero? Certamente. Ho un occhio infallibile io per certe cose. Aria! Manca l'aria! Ma veramente c'è un vetro rotto? Manca l'aria lo stesso! Ma ci mettiamo il vetro, papà? Sì, così su fechi del tutto. Cosa sono qua? Guarda, campanoni delle vacche, vacca almeno uno. Ma guarda com'è piccolo, com'è basso qua, devo camminare come il Rigoletto. Ma qui staremo sempre distesi, papà, e ci verremo solo per dormire, mica vorrei dormire in piedi. Senti, per tua norma, un milanese non dorme mai in piedi. Perciò, via, facciamo le valigie, partenza. Veramente le valigie sono già fatte, signore, non si possono fare. Per farle bisognerebbe disfarle. Se volete, le dispo. No. Voi non disfacete un bel nagotta, cavernicoli! Ma papà, bisogna adattarsi, siamo in montagna. Guarda com'è tutto suggestivo. Sì, e io non mi adatto al suggestivo. Ma come? L'avvocato Giorgio Bellatti è giù, col bel balcone. Io qua sotto i tegoli, come i rad, non mi adatto. Aia! Ecco, mi sono gibolato ma la mano. Ma non è niente, papà, non è niente. No, mi fa male, come non è niente? No, un po' d'acqua passa tutto. Ma guarda, robe da matti, dico. Ecco, un po' d'acqua fresca. Ma dove? Sì, lei vuol cambiare le vacche. Aia, basta. Ecco. Uè, cosa succede? Sono stato io? No, signore, è il catino che è bucato. È un catino con lo scarico. E mi scarica addosso tutto sui piedi. Ho i piedi a bagnomaria, ma roba dell'altro mondo. Ma non si può anche difendere, papà. È una camera di fortuna. È una camera di sfortuna, maledetta per chi ci capita. Ma io me ne vado. E buonanotte ai suonatori. Presenterò. Che cosa? La buonanotte ai suonatori.
Poi mando un via che il mammalucchi per... Aia! Aia! Ma è un modo di dire, come, come dare la buonanotte al secchio. Ah, perché loro danno la buonanotte al secchio. Ma me lo sbatti fuori quel tripede maiolica lì. Sì, sì, papà, distenditi tu. Usciamo, usciamo, sennò papà non si distende. Con permesso, io vado. E mi distendo, c'è, mi distendo. Papà si distende, ecco che papà si distende. Eccola là, bel disteso. Bel albergo davvero, questo famoso Cavallino Bianco. Al Cavallino che grand hotel, c'è una baia sotto il cielo. Un antro da troglodita per renderti grama la vita. Tra mele e rape si può morire e farinato finire. Vacanza proprio squisita all'insegna del bel Cavallino. Aiuto! Aiuto! Papà, affacciati! E come faccio? Non mi muovo più! Signorina, partite? Ma avete sentito? Papà dice che non si muove più. Restiamo! Brava, restate. Vi porterò io in un posticino meraviglioso. Una camera col balcone? Meglio. Con due balconi? Molto meglio. Una reggia? Quasi. Precedetemi di qualche passo. Vi raggiungo subito. Siete molto gentili. Ma si può sapere dove la mandate? Zitto tu. Corri subito dall'avvocato Bellati e digli che la signorina Pesameno le l'aspetta nella stalla delle vacche. Nella stalla delle vacche? Quando un incontro è d'amore, anche una stalla può sembrare una reggia. Anche una stalla può sembrare una reggia. Presto, Franz. Corri a dire all'avvocato Bellati che la signorina Pesamenole l'aspetta nella stalla delle vacche. Certo. Scattare? Nella stalla? Certo. Quando un incontro è d'amore, anche una stalla può sembrare una reggia. E l'odore? Diventa profumo cotì. Non sentite che aria balsamica? E questa sarebbe la vostra reggia. Ma come vi siete permesso? Signorina, è perché devo dirvi una cosa molto importante. Volete bene a vostro padre? Sì. Ecco, e allora bisogna che l'avvocato si innamori di voi. Perché solo così, Giuseppe e io, solamente così vostro padre sarà lasciato in pace. E potrà godersi una villeggiatura tranquilla. Che l'avvocato si innamori di me? Beh, dopo tutto è un bell'uomo. Infatti. E simili intrighi osate propormi? Se quel signore oserà avvicinarsi, imparerà a conoscermi. È quello che ardentemente desidero. Il mio sogno è conoscervi. Il signore avvocato ha forse l'intenzione di farmi il processo? Sì, signorina. Vorrei tenere una ringa magistrale per dirvi una cosa sola. Signorina, questo è il più bel paese del mondo. Da che voi lo illuminate con i vostri occhi. Oh, come esagerate. Ottilia. Avvocato. Negli occhi tuoi c'è un non so che, mi fan soffrire chissà perché. Se sorridi tu, mai nel cielo vi fu tanto blu come il blu del tuo sguardo. Da quell'azzurro un dì brillò, un raggio che m'affascinò, e non reggo più se mi vedi con quegli occhioni blu. Voi siete gentili, ringrazio davvero. Ma caro signor, non siete come sincero. Ti giuro di no, io sono sincero. Quello che ho detto è solo il vero. Negli occhi miei c'è un non so che, lo fa soffrire chissà perché. Se sorridi tu, mai nel cielo fu tanto blu come il blu del tuo sguardo. Da quell'azzurro un dì brillò, un raggio che lo affascinò, e non reggo più se mi...
Bellati, avvocato Bellati, la signorina Pesameno le vi aspetta nella stalla. Me ne sono accorto, grazie. Qui. Sogno di voi. Oh, grazie per la scelta del luogo. Non guardate al luogo, guardate all'uomo. L'uomo? Che uomo? Io. Anche un cameriere è un uomo. Sotto la livrea del servo pulsa pur sempre un cuore. Pulsate pure, ma lavorate. Via, in cucina. Marsh. L'uomo lavora bene soltanto quando spera. Giosefina, fatemi sperare. Schiudete le vostre labbra ad un tenero bacio. Cosa? Un bacino. Ma... un bacetto. Un baciuzzo. Leopoldo, basta! Un piccolo segno del vostro amore. Eccolo il segno. Mi pare un sogno, un'illusione. Sentirla a me vicino, la sua parola è una canzone che sorride al mio destino. Un sogno fulgido mi pare, vederla stretta a me. Soffrirò, sognerò, morirò, te. Oh, signori amabili, non c'è premura, anche un umil cameriere in fondo è un uomo. Oh, signori amabili, non c'è paura, si arriva tutto con pazienza e buon umore. Radioso splende il sol, un tuono e d'un ballet, ritornerà il sereno. Guardate come piove, qua c'è un ciuffo bianco, c'è un dove, continuo, vesti, muove. Chiamano l'estate un bel piacere. Ogni giorno c'è un ciuffo bianco, dove? Abbasso San Colfondo, e viva Cortina d'Ampezzo! Se ogni piacere piace, non finisce mai qua sopra, se comincia a dilungare, non serve proprio più. Non finisce mai questo, se comincia a dilungare, non
Secondo me stanotte pioverà. Leopoldo, portate questo all'avvocato Bellati in camera sua. Io portare il cuore di pastafrolla all'avvocato? Mai. Cameriere sì. Fornitore di cuori all'avvocato? Mai. E portategli anche questi fiori. Li ho colti io stessa. Penso che la signora Giuseppa stia scherzando. La signora Giuseppa fa tutto scherzando. Ma ora eseguite, senza fiatare. Schiavo d'amore sì. Messaggero d'amore mai. Il signore dunque si oppone ai miei desideri? Certamente, perché la signora si oppone ai miei. Allora, vi rifiutate di lavorare? Leopoldo, avete ben riflettuto a quello che fate? Credo bene. Allora, siete licenziato! Allora, arrangiatevi da sola! Nessun uomo è stato così impertinente con me. E ora che ci separiamo? Altro che ora. Tanto meglio! Signora Giuseppa, ci avete riflettuto bene? Credo bene. Quando la signora Maria Gabriella Giuseppa Fogheliube è armata a Saint Lochner, dice di sì e sì. E quando dice di no, potete andare all'inferno! Subito, per servirvi. Un uomo per amore può fare di tutto. Può anche rubare, assassinare. Ma assistere alle smorfie amorose della donna che ama con un altro? No. E pensare che io per lei m'affannai, un suo cenno aspettai per poter dare a lei il cuore. Ora lei vuol scherzare con il mio dolore, ma proprio non ha cuore. Per un gesto gentile, un sguardo d'amore, ruberei tutto il cielo per lei. Mi sarei in un lago tuffato sul per lei, ma stavolta io dico di no. Avete dormito bene questa prima notte? Magnificamente, grazie. Sono solo stato svegliato dal chicchirichì di un galletto alle 6. Strano. Così ho potuto respirare quest'aria meravigliosa. Sì, al cavallino si sta veramente bene. E poi, aver già di primo mattino un così piacevole incontro. Sempre galante. Vi faccio preparare subito la colazione. Grazie. Rudy! Rudy! Devo parlarvi subito. Che avete da dirmi di tanto urgente? Oh, presto, Rudy. Caffè con panna montata, panini, burro, miele e uno zabaglione. Per l'avvocato, eh? Rudy. Signorina Ottilia. Pensate al babbo che non vi può soffrire. Non preoccupatevi. Al più tardi, entro un'ora, sarà vostro padre stesso che mi darà l'incarico di non evitarvi, ma anzi... Mio padre, a voi l'incarico. E come farete? Noi avvocati abbiamo i nostri colpi segreti. Oh! Ma è proprio vero, signor Leopoldo, che ve ne andate? Più esattamente mi fanno andare. Come farò senza di voi? Lascerete un gran vuoto, anche se sarete sempre presente in spirito. La vostra bell'anima aleggerà in mezzo a noi.
e noi vi rimpiangeremo, vi ricorderemo, noi vi penseremo. Rudy! Rudy, il mio ricordo ti voglio lasciare... Un'eredità? No, del consiglio. Ah, le vostre ultime volontà, un testamento. Più che un testamento, un tricalogo. Un trica che? Un tricalogo, un decalogo ridotto, di soli 3 precetti. Sì. Ascolta bene e metti in pratica. Sì. Primo, il cliente deve sempre aspettare. Sempre. Un cameriere che si rispetti non deve mai precipitarsi alla chiamata del cliente. Mai. Soprattutto se questo è uno che fa tinnire il bicchiere con il cucchiaino. Certo. Beh, come parlate bene. Secondo, mai sbagliare il conto a favore del cliente. Mai. Mai. Sarebbe un'onta per l'intera categoria. Certo, sarebbe un'onta. La categoria è sempre la categoria. Terzo, facendo il conto, tenere ben alto il blocchetto, sì, in modo che il cliente non si accorga che sommi anche la data. Sì. Ma soprattutto, soprattutto, Rudy, ricordati che un cameriere è anche un uomo. Un cameriere è anche un uomo. Ah, una raccomandazione. Sì. Quella coppia di sposi novelli. Sì. Rispettiamo gli sposi, Rudy, eh? Dopo aver bussato, ricordati di contare fino a 5 prima di entrare. Certo, 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco, bravo. In quanto all'avvocato Bellati... Entrerò prima di bussare. Bravo, dormi ancora quell'insetto, L'ho svegliato io alle 6 facendo il verso del gallo. Rudy, quello non è un gallo. No, è che sono quello commosso. Quello è un ranocchio. Sono commosso, il genere viene molto meglio. Ah, dunque è sveglio quel verme. Sì, è sveglio. Questa qui è la sua colazione. Ah, te l'ha dettata lei, eh? Sì. Zabaione... Faglielo di uova marce e sbattigli dentro anche il guscio. Io vi sbatto tutto quello che volete, ma voi però non ci sarete più. Non commuoviamoci, Rudy. Non commuoviamoci. Non commuoviamoci. Non commuoviamoci. Allora, la colazione... Ma cos'è questo piagnisteo? Ci avete ripensato, signora Giuseppa? Per niente! Voi siete licenziato e basta! E smettetela di piagnucolarmi dietro! E siate più uomo, perbacco! Io sono un uomo. Siete voi che non mi permettete di dimostrarvelo. E anche tu, perché piangi? Io? Io non piango. Io rido. La servitù. Buongiorno. Sono Sigismondo Cogoli, industriale, Padova, detto anche il bel Sigismondo. Io sto già lavorando, signore. Sono di guardia alla colazione dell'avvocato. Oh, pardon? Sono Sigismondo Cogoli, detto il bel... Cosa me ne importa, mi hanno appena licenziato. Oh, che modi. sono Sigismondo Cogoli. Le camere sono al piano superiore. Oh, che servizio. Devo essere bello davvero, e se mi faccio vedere così in piazza del Duomo faccio scappare i piccioni. Poi, a proposito, mettiamo il cappello. Guarda, guarda qui. Il calzonit chiude come i boy scout. Si vede che alzato gli mancava la stoffa. E poi ci sono anche le belle pallette lì. Guarda che ginocchietti. E le gambette, pare un Dugan de Seller. 2 sedani, se metto i piedi a mollo faccio il pizzimonio. Poi, a proposito, mi si è svegliato un appetito, faccio colazione, va? No, signore, mi dispiace, ma questa colazione è occupata. Occupata? Ma non c'è mica il cappello. Questo è bello, voi. Faccio io da cappello, signore, la tengo occupata io. E dai, occupato, occupata per chi, se è lecito? Per l'avvocato Bellati. L'avvocato Bellati, sempre l'avvocato Bellati. Entri in una stanza e chi trovi? L'avvocato Bellati. Prenoti la colazione, chi c'è sopra il cappello dell'avvocato Bellati. Questo avvocato Bellati c'è dappertutto. Vuoi, è come Rosmarin. Sì, aspetta. Leopoldo! Leopoldo! Buongiorno, commendatore. Oh, buongiorno, Leopoldo. Dunque, vorrei fare colazione, se è lecito. Mi dispiace, commendatore, ma non posso servirvi. Mi hanno sleopoldato. Cosa vuol dire? Che non sono più Leopoldo il cameriere, ma un ospite. Un villeggiante come voi. Volete fare colazione? Ma sei un'ora che ve lo dico! Vi propongo una piccante colazione al sacco. Vabbè, al sacco. Venite, commendatore, venite, non vi pentirete.
Porteremo con noi tante belle ragazze. Beh, tante, tante, veramente a me me ne basterebbe una. Le ragazze come datore sono come le ciliegie. Una tira l'altra, non bastano mai. Vi dimostrerò come datore che posseggo ancora un certo sex appeal. Vuoi dimostrare a me? Ma perché? Se sto lontano da te, sento il mio cuore mio gioire. Poi, ma che ambiente siamo capitati qua? Sì, figure. Mi compiaccio con voi, signora cavallerizza del cavallino bianco, bel ambiente. Il primo cavaliere sa il six appeal per la testa e lo vuol dimostrare a me. Vabbè che sono travestito, ma insomma. E poi su, in quella stanza lì, di dove dorme la stanza. Ma forse non avete dormito bene? No, forse no, di sicuro. Prima di tutto per la paura delle patate che mi vengono addosso. E poi che c'è un gallo la mattina alle 6 che rompe le orecchie. Strano, di solito non canta prima delle 7. Si vede che andava avanti. Prego, io vado benissimo, sono in perfetto orario. Ma io l'infilzo questo qui, eh? Ma andiamo, commendatore. Ma perché vi arrabbiate sempre? Provate a prendere la vita con un po' di buon umore. È tutta questione di allegria. No, di allergia. Allergia per certe persone. E dire che se non faceste sempre quel viso torvo, sareste davvero un bell'uomo. Ah, davvero? Sì, sì. Ma dite la verità. Mm-hmm. Ah, ma allora non sono proprio da buttar via, eh? Oh, no. Ecco io. No, io non ci credo. Questa qui poi alla fine della settimana mi mette in conto anche la limonata, capito? In doppio senso. Eppure, mi piacerebbe curare un brontolone come voi. Guardate che mi ammalo davvero, eh? Ma io sarò un sentimentale, ma quella Giuseppa lì mi piace. Se splende il sol, se splende il sol, se la vita è incomparabile. Se non mi va, se non mi va, tra la 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 la, tra la la. Son de Milan, son de Milan, ma quassù divento mezzo alpin. Solo quassù viver si sa, tra le donne e i bicchieri. E cazzo per tutti il buon umor domina. Tutti cantano, oltre no. Fiorisce l'amor nella stagion con i fiori. L'amor regna il piacer fra le giovani adorabili, pieni d'ardor sanno goder i cardoni irresistibili. Se manca il vin, se manca il vin, non alluce più le stelle in ciel. Ma se c'è vin, ma se c'è vin, l'allegria non ha più fin. E salsca per tutti il buon umor domina, tutti cantano, oddio. Fiorisce l'amor nella stagione con i fiori. Qui le cose si complicano. Come andrà a finire questa storia? Adesso poi è arrivato il bel Sigismondo. Riuscirà Leopoldo a farsi riassumere dalla bella Giuseppa? Riuscirà l'industriale milanese, cioè io, a vincere il processo? Quanti interrogativi? Lo saprete la prossima puntata.
Eccoci ancora tutti qui, nella regione degli splendidi laghetti salisburghesi. Vi do il benvenuto. Questa è la piazzetta di San Volpango, quello è l'albergo del Cavallino Bianco. Ecco qua, c'è anche l'insegna. E questa è la scenografia, anzi la scena della nostra storia. Cominciamo a riparlare dei personaggi, ve li ricordate tutti? Dunque, prima di tutti, Giuseppa, la bella proprietaria, una vedova ma con un caratterino che ve lo raccomando. Leopoldo, il primo cameriere, è innamorato da far pietà di Giuseppa, che però respinge decisamente la sua corte. E perché? Perché la bella Giuseppa ha un debole per un ospite dell'albergo, l'avvocato Bellati. Testimoni delle picche ripicche amorose sono altri due camerieri, il giovane Rudy, amico e confidente di Leopoldo, e il vecchio Franz, quest'ultimo in perenne ritardo nel comprendere e nell'eseguire. Altri ospiti dell'albergo sono il commendator Giovanni Pesameno, l'industriale milanese, che sarei poi io, e sua figlia Ottilia, carina, modestamente, è mia figlia. Questo commendatore, dal carattere un po', come dire, esuberante, ecco, ha un rivale in commercio, un certo Cogoli, con il quale ha in corso un processo. Beh, è meglio che spieghi lui le cose. Giovanni Pesaminole. Ah, ma qui abbiamo un telegramma per voi. Telegramma? Vado a prenderlo subito, con permesso. Un telegramma? Ah, ecco. Vuoi scommettere? Ma vuoi scommettere? Questo qui è il telegramma di quel gran lasciami finire, di quel gran filibustiere di Cogoli. Con quel maledetto processo mi perseguita anche qui in villeggiatura, guarda. Ma tanto deve fare i conti con me, quel pampaluga, e più ancora di lui quel bel pisquano dell'avvocato Giorgio Bellati. Sta un po' in pace, papà, non pensare sempre al processo, siamo in vacanza. Come non pensare, se ho fatto una fortuna col mio brevetto L'Apollo, camicia, mutanda, tutto d'un pezzo, coi bottoni davanti. E adesso che ero lo sfruttamento del successo, ecco che il Cogoli mi lancia il suo brevetto, l'Attila. Camicia, mutanda, d'un pezzo solo anche quella, ma coi bottoni di dietro, un plagio, Un plagio con inversione, capito la similitudine? Fatto, io ho deciso tanto, processo. Sicuro, processo per la vita e per la morte. Anzi, oltre la morte! Oltre la morte? Perché oltre la morte? Perché un processo si sa quando comincia, ma non si sa mai quando finisce, capito il sottinteso? Guarda caso, l'avvocato Bellati, ospite dell'albergo, quello simpatico alla Giuseppa, insomma, è l'avvocato del suo concorrente, cose che succedono nelle migliori commedie musicali. Al Bellati, Giuseppa ha riservato la camera più comoda. Dopo un simile affronto, il commendator Pesameno ne vorrebbe andarsene subito, ma Ottilia lo costringe a rimanere. I due giovani, Ottilia e il Bellati, sono evidentemente simpatici l'uno all'altro. Un acquazzone fa fuggire i turisti, ma non aiuta a chiarire la situazione. Il povero, tenero Leopoldo si adopera perché Ottilia e il Bellati si conoscano meglio. Ma Giuseppa non solo lo respinge, addirittura lo licenzia. Ed è a questo punto che, chiamato da Bellati, arriva all'albergo Sigismondo Cogoli, detto il bel Sigismondo, il figlio del concorrente di Pesamenole. Ed eccolo qui, il povero commendatore travestito nel costume locale, che si lascia trascinare dalla contagiosa allegria di Giuseppa. E allora mettiamoci qui, comodi come voi, sulla piazza come a un balcone, in una barcaccia, e lasciamoci andare sull'onda delle belle musiche del Cavallino. Sfogliamo questo album di immagini, di cartoline illustrate che ci vengono da questa allegra regione, il Salz, che razza di nome però, il Salz Camelgozzo.
Per me? Grazie. È la prima volta che faccio un baciamano a un portalettere. Oh, te le voi! Cara cavallerizza del cavallino bianco, oggi nessuno riuscirebbe a farmi passare il buon umore, nessuno! Né l'avvocato Bellatti mi fa ridere! E l'industriale Cogoli mi fa ridere anche lui, sentite che risata! Ecco! Grazie! Titto tirarai là, porra, commendatore? Sì, sì, no, vieni qui, vieni qui. Tu mi sei simpatico, vieni. Ci sarebbe un signore che vuole parlarti. Un signore? Boh, tanto oggi mi fanno ridere tutti, anche se fosse l'industriale Gogoli in persona. Senti che risata. Ecco, è proprio Gogoli. È proprio lui. Poi, ma io questo qui gli do una sistematina. Fallo venire avanti. Prego. Sigismondo Cogoli, industriale, Padova. A voi? Ma voi sareste quello dei bottoni di dietro? No, io sono soltanto il figlio di mio padre. Ah, il degno Rampollo. Sì, Sigismondo Cogoli, industriale, Padova, detto anche il bel Sigismondo. Bella sagoma, il parla reclam della regolizia de legno. Ah, sapete quante volte mio padre mi ha parlato di voi? Dice sempre, ah, quel pesamenole è il più formidabile tipo che io abbia mai incontrato. Vedete che ciò mi ha messo in grande curiosità di conoscervi. E infatti, adesso che vi ammiro nel vostro affascinante costume, devo ammettere che mio padre ha ragione, eh? Siete semplicemente abominevole. Siete proprio un bel tipo, fronte alta, sguardo luminoso, modi eleganti, accenti garbati, espressione intelligente, il bel esemplare del deficiente. Ma scherza, fa sul serio. Ma piccolo, che si sia offeso. Oh no, forse soltanto geloso della mia bellezza. È il mio destino, purtroppo. Dal dì che venne al mondo Sigismondo ebbe un visin, davvero da Merin, segnato dal destin, destino d'esser bello, di infiammare di passione le donne d'ogni razza e condizione. Sigismondo il più elegante, il più giocondo, di quanti al mondo fanno il nobile mestier, di seduttori ruba cuori e gabamondo, e alle fanciulle turba i sogni e di pensier. Che colpa lui se strage fa ad ogni ragazza, se tutti amalia col suo sguardo mentonier, se fra le donne è disputato ognuno è pazza, per Sigismondo il più brillante cavalier. Colpisce sempre a fondo Sigismondo a caccia va, di tutte le beltà, per mondi e per città, lo sguardo è come freccia quando scocca cade lì, la donna che lo sguardo suo colpì. Sigismondo il più elegante, il più giocondo, di quanti al mondo fanno il nobile mestier, di seduttori ruba cuori e gabamondo, e alle fanciulle turba i sogni e di pensier. Che colpa lui se strage fa ad ogni ragazza, se tutti amalia col suo sguardo mentonier, se fra le donne è disputato ognuno è pazza, per Sigismondo il più brillante cavalier. Signorina Ottilia. Vi ricordo che il babbo non vi può sopportare. E io vi ricordo la mia promessa. Eh?
Entro un'ora sarà vostro padre stesso che mi darà l'incarico di dedicarmi completamente a voi. È difficile. È sicuro. Allora dovrò proprio sopportarvi. Per ordine del babbo. Obbedirò, per non dispiacere al babbo. Signorina Ottilia, voi credete al colpo di fulmine? Lo temo. Sarà meglio allontanarci dagli alberi se si mettesse a piovere. Non scherzate. Credete all'amore a prima vista? Succede sempre. Al cinematografo. Ma perché mi prendete in giro? Voi mi turbate, avvocato, in modo singolare. Signorina Ottilia. Sì? Ottilia. Sì. Mi sono così stupidamente innamorato di te. E vi capita spesso? Quanta luce splendere vedo in te. Ora so comprendere cos'è amore. Una gioia languida, trepida, magica nel mio cuore si insinuò. Senti come palpito sotto in te. Senti quale fremito preme in te. Pare un'armonia dolce senza fine. Canto morbido, vivido, magico dell'amor, credi a me. Sento come un brivido serve già, nelle vene un palpito già vibra, come vago fascino dell'illusione dell'amor, la canzone. Un valse sol, mollensino e soltanto un dolce valzer d'amore.
preso, pensione inclusa, 2 fiorini al giorno. Ho capito, sì. E Claretta, dà un'occhiata alla cassa. Sì, papà. Non ci stiamo, papà. Scusate, vorrei sapere se nei 2 fiorini giornalieri sono compresi luce e servizia e per quale ammontare. Sì, sono compresi. Per l'ammontare di 10 centesimi. Sì. Noi della luce facciamo a meno. Quanto al servizio, ci serviamo da soli. Potremmo così scendere a 1,90 fiorini, ya, Claretta? Sì, papà. Non ci stiamo ancora, papà. Vedete, signora, un entomologo al giorno d'oggi ha una vita ben difficile, specialmente quando coltivi come noi passione di viaggi. Vero, Claretta? Sì, papà. Facciamo un viaggetto ogni 3 estati. E per 2 estati pregustiamo piacere della terza. Così risparmiamo fino a che la cassa per il viaggio è piena. E quando d'inverno mi viene foglia di un sigaro, mi caccio in bocca una matita e la cassa aumenta il suo peso di 5 grammi. Ogni goccia di alcol non bevuta è 1 chilometro in più. Ma quando al fine io e la mia Claretta siamo in treno e ci sentiamo partecipi di tutte le scosse e le oscillazioni di convoglio... Allora nostro piacere è così vivo che prendiamo sempre accelerati perché il viaggio duri di più. Sì. Ma poi si arriva a albergo e allora... No. Professore, ultimo prezzo, 1,70 fiorini al giorno. Ah, bene, 1,70 fiorini. Del resto io vengo qui per acchiappare farfalle. Sono entomologo. Ci sono farfalle qui? È una buona annata per farfalle? Più che altro ci sono zanzare. No, le zanzare non interessano. Io sono entomologo, mi dedico alle farfalle, specializzato in falene e tarme. Anzi, dal momento che di notte io veglio sempre in cerca di falene, i letti nella camera sono praticamente inutili. Camera senza letti, quanto? 1,60 fiorini, ya? Che piacere, professore! Signorina, che piacere! I signori si conoscono? Sì. Abbiamo fatto un tratto di piaggia insieme e signore è stato così amabile di farci tanta buona compagnia. Oh. E come vanno? Come vanno le farfalle? Vanno. Che simpaticone vostro padre e sua figlia. Che farfallina! Oh no. Sì. Claretta? Ci siamo ancora, papà. Dite loro sempre la metà del prezzo, l'altra metà la pagherò io. Ho capito. Bene, allora, professore, ultimissimo prezzo. Tutto compreso, pensione inclusa, 1 fiorino al giorno, va bene? Ah, bene, 1 fiorino, bene, ma senza... Professore... Senza l'albergo? No, senza albergo mi sembra troppo. A noi piacciono comodità. Restiamo pure a 90 centesimi. Ma Claretta, io vado su a portare in bagaglia. Si è convenuto 80 centesimi, tutto compreso. Oh, bene, papà! Per 70 centesimi ci stiamo. No. Porto io. Senza facchino. Ma professore... No. Ho la camera a balcone, vero? No, professore, balcone no. Sì. No. Signorina, verreste... Dove? Verreste a fare una gitarella con me? No. Oh, ma che peccato che siate così timida. Durante tutto il viaggio non avete detto una parola. Chiamatemi,
Sigismondo. Oh, no, 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 no. È un bel nome, eh? Provatevi. Sigismondo. Sussurratelo. Impossibile. Non posso sussurrare il vostro nome. Allora io me ne vado. No! Che ho un segreto. Un segreto? Un segreto nascosto. E allora confidatemelo. Che un segreto vostro divenga anche un segreto mio. È che non so pronunciare la F. La F? No, la F. Ah, ho capito, la F. No, non capite niente. Ho la F. La F come Sigismondo. Ah, come Sigismondo. Che creatura adorabile. Ma non si sente. Oh, davvero? Pensate che c'è della gente così scortese che rinfaccia subito uno in quei difetti. E perciò non ho. Capirete, se vate e farete un continuo sussulto, io sarei tutto sopra. E come se commettessi una falfigna. E qua dentro mi senti, si sente? Oh. Ma poco. Che peccato che vi manchi soltanto la S. Ho conosciuto una fanciulla alla quale mancavano la S e la T. Era adorabile. Ma davvero? E un'altra a cui mancavano la S, la T, la Z, la Q ed anche la Y. Che donna! Ed una poi alla quale mancavano tutte le lettere dell'alfabeto. Oh, poverina! Chissà come faceva a parlare. Non parlava affatto, era buona. Ne avete conosciuto voi di donne? Beh, essere un conquistatore. Onestamente, ne avrò conquistate un 37, 38. Eh? La mia prima conquista l'ho fatta a 6 mesi. A 6 mesi? Era la mia varia frutta. La frutta? Di Salisburgo. Di Salisburgo? Sì. È inutile, mi si perseguita anche in villeggiatura, eccolo qui, mittente, cogoli, ecco, deficiente, poi mi segue come un rimorso, è come l'ombra di Banco, capito le parallele? Questa è bella, eppure cosa ho fatto io? Sono l'inventore del brevetto Apollo, camicia mutanda con i bottoni avanti, e lui ha copiato il mio brevetto e ha messo i bottoni di dietro, ecco, e allora mi perseguita, Veloni non solo, ma manda anche quel figlio, quel bel lumacone, come se non bastasse l'avvocato Bellati. Commendatore, buongiorno. Eccolo qui, Lupus in fabula. Perché, pensavate a me? Sì, fate presto uscire dalla favola perché vi vedo come fumo negli occhi. Certo. Avrei solo qualche cosa da dirvi in merito al nostro processo. Sì, processo, io parlo del processo, sono qua per fare la villeggiatura per vostra norma, niente, non parlo. Lasciate. A proposito, a che punto siamo? Sono sicuro che verremo ad un accomodamento. Accomodamento? Oh, niente accomodamento. Ma lasciatemi spiegare. Venite a spiegare, ecco qua, qua. Ecco. Lo so, è una lettera del signor Covoli. Poi come fate a saperlo? Non l'ho letta nemmeno io, ma guarda, un bel avvocato questo qui. Allora, immagino che a quest'ora mio figlio è nelle vostre mani, è un giovanotto che gode tutti i favori dell'elemento femminile. Scrive bene però, un bel sentimentale. Sì, ma perché diciamo queste bambanate? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Cosa vuol dire qua? Oh, ho capito. Se Ottilia è il bel Sigismondo. Ah, l'avete capita. Eh già, quello è come Giulietta e Romeo, L'amore dei figli fa riappacificare i padri. Col matrimonio finale. Eh già. Per questo ho fatto venire telegraficamente qui il giovanotto. Ah sì, avete fatto questo? Voi siete mica tanto mamba come credevo. Sì, sì, ma mia figlia c'ha lo stesso carattere del padre. E allora, se rifiuta? Ho pensato anche a questo. Anche a questo? Appunto perciò mi sono avvicinato di più alla signorina, per prepararla delicatamente all'idea del matrimonio. Oh, cominciate a diventarmi simpatico, ma come farete? Bisognerebbe che voi mi deste il formale incarico di dedicarmi a lei. Ma io ve lo do il formale incarico. Dedicatevi, lavoratela fino a portare al fidanzamento però, La lavorerò, non dubitate. Lasciate fare a me. Cominciate proprio a diventare simpatico. Allora, commendatore. Sì. È arrivata una raccomandata per voi. Ah sì, servizio celere. Già vista, già letta, ricevuto e tutto. Volevo anche informarvi che è arrivato un signore che desidera parlarvi. Il signor Covoli. Ufficio informazioni, ecco. Già visto, già sistemato, già ballato, già cantato e già fidanzato. Salute, avvocato! Nel sasca del bu, il buon umor domina, tutti cantano.
sane pure carine, la vita lieta per nostro piacere. Nel sasca me tu voglio goder libero, tra la 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 la, oh mio. Signora Giuseppa, signora Giuseppa! Ancora voi? Ma non eravate andato a fare una gita con delle belle ragazze? Ci stavo andando con le belle ragazze. Solo che passando sotto la sala municipale ho udito arrivare dalle finestre urla e strepiti altissimi. E sono salito a vedere cosa succedesse. Ed è accaduta una cosa straordinaria. C'è per voi una notizia magnifica. Io volevo che fossero per l'ultima volta le mie labbra ad accostarsi alle vostre. Ricominciate? Alle vostre orecchie, per porgervela. Per porgermi cosa? È una notizia magnifica. L'arciduca presenterà la festa dei tiratori e scenderà al cavallino bianco. L'arciduca? In persona. Qui al cavallino da me? Al cavallino della signora Giuseppa. Dunque, vi stavo dicendo, in municipio c'era una gran battaglia. Si contendevano l'arciduca, il leon d'oro, il cervo nero, la rosa delle Alpi e la genzianella. Ma il cavallino ha vinto. L'arciduca sarà tutto nostro. Oh, pardon, vostro. E com'è caduta la scelta su di me? Beh, qualcuno li ha obbligati a scegliere in tal senso. Qualcuno che ha buoni muscoli e che lottando duramente ha saputo farsi rispettare. Voi per caso? Sì, ma non toccatemi. Sono tutto un limito. Mi fareste male. E chi vi tocca? Ah, mi avete fatto proprio un bel servizio. E adesso chi lo riceverà? Chi lo servirà? Non c'è l'avvocato, quello sa fare di tutto. Allora, beh, arrivederci. E tanti saluti all'arciduca. Leopoldo! La signora mi ha chiamato Leopoldo in quanto capocameriere o in quanto Leopoldo Leopoldo? Non avete neanche un briciolo di cuore per me, Leopoldo. Il mio cuore è stato da voi licenziato. Voi non potete andarvene, non potete lasciarmi. Sapete da quali camerieri tonti sono circondata? E che colpo ne ho io se licenziate tutti quelli svegli? Ebbene, li riassumo. Vi riassumo. Con me? E riassumete anche il mio cuore? Leopoldo! Leopolduccio! Leopoldino! Corpo d'un diavolo! Non vorrete mica che ve lo chieda in ginocchio? Sì, precisamente! È proprio questo che voglio! Ma Leopoldo! Giù, in ginocchio! Ma Leopoldo! Non volete? Leopoldo! Oh, così va bene! Ed ora ascoltate le mie condizioni. Capo primo, l'avvocato Bellati deve andarsene, giù! L'arciduco occuperà la stanza numero 4. Non vorrete mica farlo dormire con quel tanghero? Intesi? Intesi. Ed ora andate a mettervi l'abito più bello che avete. E quando avrò terminato il mio discorso all'arciduca, lo accompagnerete nella sua stanza. Come volete voi, Leopoldo. Ma Poldo! Nervi a posto. Signor Leopoldo, una notizia magnifica! Lo so, arriva l'arciduca. Rudy, corri subito da Hans e digli di preparare 20 mortaretti. Sì. Alla fine del mio discorso, quando tutti grideranno viva, comincia a sparare. Che bombardamento! Aspetta, Rudy, vieni qui. Dopo quale parola devi cominciare a sparare? Dopo la parola viva, non sono mica scemo. E ora il mio discorso. Maestà, quale interprete? Quale interprete? Quale interprete dell'intera popolazione porgo a vostra altezza un patriottico benvenuto. Thank you.
possiamo re le belle fonte ma le cime il tempo ma sempre al vergo che noi ci seguo io con quel ragion lavoro e non salva di gestio imperiale e Regia Aquila. Sulla soglia di questo momento solenne, nei nostri cuori, è viva! Ma no! Ho detto che nei nostri cuori è viva! Ma nessuno ha gridato è viva! Maestà, è colpa di quel cretino! Di quell'imperial regio cretino! Calmatevi. Perché siete così agitato? Vorrei vedere voi parlare con un arciduca. Quale interprete? Quale interprete? Dell'intera popolazione porgiamo a vostra altezza un patriottico benvenuto! Bravo! Era proprio quello che volevo dire io. Grazie. Prego. Non sono un oratore. No. Ma me la sono cavata. Abbastanza bene. Evviva il nostro ospite illustre! Evviva! Altezza, una cosa ancora devo dirvi. In questo albergo succedono delle porcherie. No. Andate via, Altezza. Andate via. Il cavallino bianco non è dimora per voi. Ma che avete? L'agitazione vi ha fatto uscire di senno? Ma non fa niente. Tanto sono abituato con i miei consiglieri. Oh, scusate, Altezza, per l'equivoco e non servate a me perciò rancore. Posso accompagnarvi nella vostra stanza ceduta all'avvocato là per voi, signor. Sono lieto di scendere nel vostro famoso e antico albergo e spero che la mia presenza alla festa di domani recherà un po' di gioia a tutta la popolazione. Dankeschön.
la colazione, Altezza. Siete ancora offeso? Io? Perché? Per la stupida scenata di ieri sera. Oh. Sapete, il mio primo cameriere, Leopoldo, è una testa matta. Questione di cuore, vero? Eh beh, d'altronde non c'è da meravigliarsi. Accomodatevi, prego. Io? Sì, accomodatevi. La vita non è facile per una vedova. Beh, neanche per un vedovo. Però io... Oh. Parlate, parlate. Io vi so ascoltare e comprendere. Non dirò niente a nessuno. C'è qui un avvocato di Napoli, ah, con una brillante posizione sociale. Io credevo che lui, cioè che io, no, cioè che noi, ma c'è un'altra donna... E non so se lui e lei... Oh, ma io sto annoiando vostra altezza con le mie cose private. No, non vi scusate, non vi scusate. La vita è piena di delusioni. Quando io ero ragazzo, per esempio, pensavo di diventare chissà che cosa. E invece sono diventato semplicemente un arciduca. E l'uomo non può e non deve mai allontanarsi da se stesso. Potrei pregare, vostra altezza, di scrivere queste belle parole sul nostro libro degli ospiti. Oh, con piacere. Meglio val sorridere, meglio val dividere ogni spasmo col piacere. Dono incomparabile, afferratela, fugge, ahimè. Non si deve pretendere, ma conviene prendere quello che è benevolo, vigile, il ciel ci dà. Ogni sogno magico ha un risveglio tragico, è la vita un palpito di illusione. È molto bella, ma tanto triste. È la vita che ci rende tristi, ed è l'esperienza che ci rende saggi. Ma voi siete giovani, siete bella. Altezza, la caccia. Ah, me ne ero quasi dimenticato. Ricorderò sempre con molto piacere la vostra squisita ospitalità. E mi raccomando, eh? Grazie, Altezza. Avete chiamato per il conto, Altezza? Va via. Buona caccia, Altezza. €0,20. Questa è la riconoscenza degli Asburgo. Sta zitto! So io chi ti ha messo in testa certe idee. Fila in cucina, marcia! Vi prego di tener presente, signora, che anche un cameriere è un uomo. Perché non vi facciate illusioni, sappiate che vado a ritirare il mio libretto di lavoro. Così potrete scrivermi ben servito. Leo! Non gli correrò mica dietro. Tutto bene, signora Giuseppa? Soddisfatto l'ospite illustre? Grazie al cielo, sì. E voi? Siete contento anche quest'anno del cavallino bianco? Certo.
al cavallino e l'hotel più bel tra i monti azzurri ed il ciel. E dolce asilo che invita a farci godere la vita. Se l'ora vien di dover partir, vedi un sogno svanir. Che incide sei perfetta! No, no, mi ritenete barbera! Oh, caro! Sigismondo Cogoli, detto il bel Sigismondo. Come va? Bene, grazie, a voi? No, 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 dicevo come va per gli affari di cuore! Ma come lo sapete anche voi? Siete un conquistatore! Beh, modestamente, ne avrò conquistate un 37, 38. E dunque, la mia prima conquista... No, 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 caro! Sigismondo Cogoli, detto il bel Sigismondo. Non mi interessa la prima conquista, discolaccio, voglio sapere l'ultima. Beh, come sapete, anche questo. È l'ultima. Sì. L'ultima va bene. Ah, sì? Anzi, benissimo. Siamo prossimi alla conclusione. Oh, sono proprio contento, bravo, caro Sigismondo Cogoli, hai detto il bel Sigismondo. Come diavolo avrà saputo il mio nome? Oh.
farfalla, butterfly, mariposa, papillon. Che incanto! Ma per voi è tutto incantevole, professore. Sì, 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 sì. Quando viaggio, sì. Vedete, c'è una piccola differenza fra noi. Voi viaggiate per arrabbiarvi. Beh, insomma... Io viaggio per essere felice. Oh, che concetti voi, alta filosofia. No, 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 no. Questo è fascino di viaggio. Ah, ho capito. Come farfalla che va, va, va. Ho capito. E la farfalla la fa, la fa, la fa, la fa. Questa è bella, eh? No, questa è mica bella. Darsi le sberle. No, fanno finta, si schiaffano veramente. Ma no, amico, è possibile. Sì, 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 tutta questa schiaffa è vera, veramente vera. Bel divertimento è bella. Anche perché non costa niente. Guarda, ripetiamo. No, no. Vai. Aia, no, è difficile, è inutile. No, vabbè. No. Ripetiamo. Ma no, ma poi. Vai. Aia, no. L'elfir che me frega. Ecco, forse bisogna contare in italiano. Oh, facciamo sì, l'italiano. Sì, piano sì, però, piano. Uno, due, tre, quattro, niente. Filo quattro ed è sempre un papino. Questa sì che è bella. Mica tanto. No, prendo sberle. Ah, Ottilio, vai, che il professore ti spiega il fascino dei viaggi. Ma attenti, che al fir arriva la sberla. No. Ma allora, novità? È arrivato un telegramma di papà Cogoli. Oh, vediamo. Approvo fidanzamento con Sigismondo, saluti la sposa. È fatta. Il nostro processo è vinto, un altro colpettino ancora e... E dateglielo, questo colpettino. Ah, Ottilia, vieni qua che l'avvocato ti deve dare un colpettino. Ti deve dire una cosa, vai, su che ti deve dire. Oh, caro fascino dei viaggi, vogliamo riprovare? Uno, due, tre, ecco. Oh. Avete visto che spagnolo si impara? Poi due lei. Oh, ma sarà il fascino dei viaggi. Che imbroglione. Negli occhi miei c'è un non so che mi fa soffrire, chissà perché, e non reggo più se mi guardi tu con quegli occhioni blu.
coraggio, riprendiamo le nostre lezioni. S. S. Ma no, S, capito? S. Benissimo, vedete come imparate in fretta. Adesso ripetete con me. Vi voglio bene. Vi? Oh, no. Andiamo, Clarita, non c'è nessuna S. Vi voglio bene. Benissimo, seconda lezione. Mi piace. Piace. E a me ancora di più. Terza lezione. La più difficile e la più bella. Io t'amo. No. Andiamo, Clarita, non c'è nessuna S. Non c'è che da ripetere con me. Io ti amo. Io anche. Oh, figlio il mondo mio. Care spedonizia della mia vista. Ti amo un pupino. Adagio, bambina mia, mi spettini tutto. Volete che vi parli ancora delle mie conquiste? E lì. Dunque, la mia terz'ultima conquista, mi seguite? Sì. Era un'attrice. Sì. Sono un gentiluomo, non faccio nomi. Vi basti sapere che per me lasciò il poeta dell'Alcione. Oh. E ci fu anche un duello, eh. Ed io, giù. Ferito! No, svenuto. La mia penultima conquista, invece, era un'americana, bellissima, ricchissima, giovanissima. Appena ci conoscemmo, fuga in America. Con voi? No, con un altro. Nella vostra 38esima. La 38esima era una principessa. Una principessa? Sì. Una principessa m'ha invitato nel suo fatato castello di... Principessa davvero. Fu di marzo che mi colpì. Ella disse non fui mai baciata da un uomo. Davvero? E poi che fu? Un idillio fiorì, delicato, gentil, ma l'amore sbocciò da aprile. Poi quando venne maggio in fior, fu tutta molle di languor, vivemmo di carezze, di palpiti d'amore. La dolce principessa allor, chiamandomi suo bel tesor, mi rese del ridicolo. Ed un giorno mi piantò. Oh, se quel difetto non avessi, o se potessi per ben parlar, ho bisogno di un buon signor che mi tolga l'odioso error. Ma se io potessi pronunciare per me la F, convien provar. Quel dei baci, si sa, è un rimedio ideal che guarisce qualunque mal. A voi parrà impossibile, ridicolo incredibile, se molti m'han tentata, nessun mi ha mai baciata, ma voi non potrebbe essere, e temo il vostro insistere, perché con tutti i sensi miei, e per ceder finirei. Il mondo fa nel nobile mestier di seduttori, ruba cuore, gabamondo e alle fanciulle turba i sogni di pensiero. Cosa volete ancora da me? Voglio che mi scriviate l'attestato di buon servizio. Credo che non sarà un attestato troppo lusinghiero. Immagino. Beh, comunque scrivete. Ecco qua. Il libretto, la penna e il calamaio. Ecco. Se volete indicare anche il motivo del licenziamento volontario, ve lo dico io. Avvocato Bellati. Perché da quando è arrivato... non ho saputo resistere allo spettacolo di quelle tenerezze. Scrivete. E scrivete pure anche. Avrebbe voluto servire onesto e fedele per tutta la vita. Ecco, avete scritto? Sì, ho scritto tutto.
ti ha detto qualcosa? Siete in collera? Ebbene sì, Leopoldo. Ora che non siete più al mio servizio, posso dirvelo. Sono in collera con voi, perché non avete avuto fiducia. Non avete creduto che l'ostessa del Cavallino Bianco avrebbe capito da sola qual era il suo posto. Padrona. No, non sono più la vostra padrona, Leopoldo. Leggete l'attestato. Guarda qua, qua ci avete fatto persino una macchia. Licenziato da primo cameriere per essersi immischiato nelle mie faccende private. Non è vero. Ma riassunto per tutta la vita come marito. Cosa? Ma riassunto per tutta la vita? Ma è vero! Avete scritto così, ma riassunto in vita per il servizio di marito. Peppa! Peppa! Leopoldo, ma non gridate così. D'ora in poi imparerete a conoscermi. Via il cappotto, fuori il frac. Presto, tutto il personale qui. Il commendatore Pirulinole ha ordinato un banchetto di fidanzamento. Mi raccomando. Rudy! Rudy! Adagio, adagio, meno arie, eh? Anche un cameriere è un uomo. Rudy, io ti licenzio, sai. Ma, signor Leopoldo, me l'avete sempre detto voi. Sì, ma quando ero cameriere. Adesso sono io, il Cavallino Bianco. E io? Tu? Tu sei il primo cameriere. Franz! Franz! Ho sentito dire che deve arrivare l'arciduca. Franz, sveglia! Scattare! Calma. Anche un cameriere è un uomo. Franz, ritieniti licenziato. D'accordo. Mi pare un sogno, un'illusione, sentirti a me vicino. La tua parola è una canzone che sorride al mio destino. Un sogno tenerti stretto a me e dirti che amerò, amerò, amerò sol te. Quella, cosa sta nascendo? Non nasce niente per ora, ma se continuano così, fra 9 mesi... Non avete capito? No. Oh, scusate se vi interrompo. Oh. Anzi, mi congratulo per questa effusione. Ma non vorrei che i sospiri mandassero in dimenticanza il banchetto dei fidanzati, eh? Non dubitate, non dubitate, commendatore. Sarà un banchetto del quale si ricorderanno i nostri figli e i nostri nipoti. Ma Leopoldo, c'è ancora tempo, eh? Ma Poldo! Oh! Nervi a posto. Quella. Chi ha tempo, non aspetti tempo, eh? Non avete capito? No. Papà Inzelmann, permettete che vi presenti una coppia di giovani fidanzati. Figlia mia! Papà! Figlio mio! Papà! Com'è bello! È la più bella farfalla che abbiamo mai catturato. Modestamente. Oh, che sorpresa, che novità, ma come? Non vi avevo incaricato di fidanzarmi in mia figlia? È fatta. Ma come è fatto? Ho l'onore di chiedervi la mano della signorina Ottilia. Oh, seconda sorpresa, seconda novità. Papà, papà, ti prego, non arrabbiarti per una volta, dici di sì. No. Papà, sei arrabbiato? Sì. Ha detto sì. Possiamo partecipare anche noi alla festa di fidanzamento? Noi chi? Io e la mia Giuseppa. Io e il mio Leopoldo. Un momento, fermi, devo basta, devo parlarti. Un momento, adesso, basta.
devo dirvi una cosa importante. Silenzio! E non me la ricordo. Silenzio! E il mio processo? Mio padre rinuncia al suo brevetto. Davvero? Allora io lancio una sensazionale novità. Un abito da sposa che avrà un nome semplice. Salsa-sap-salsa-srak-gru-gut. Salsa-mer-gut! Prosit! Prosit!